Thank you.
attenzione, ecco come recitava il manifesto, è opportuno partire da questo dato. E io penso, guarda, Gennaro, tu sei la massima espressione sul territorio, sei consigliere regionale della PDL, e quindi sei, diciamo, il diretto interessato anche come trade union con i coordinatori provinciali e regionali. Come sono andate a finire le cose? Che lo stesso Ferrara, che poi ha fatto fare ovviamente una luna di miele al buon Enzo Cartola, tant'è vero, appena si è aperta la campagna elettorale, il sottoscritto ha dichiarato che gli avversari sempre del centro-sinistra, Stefano Ferrara puntualmente è venuto solo esclusivamente contro la nostra coalizione. E leggevo sui giornalini che è vero, che chi ha buttato fango sulla nostra coalizione è partito proprio da Stefano Ferrara, che ovviamente nella prima fase ha iniziato a buttare questo fango sulla nostra coalizione. E dicevo a te che ti devi fare promotore per far sì, poi arriviamo alle considerazioni loro della PDL città, un partito, se vogliamo chiamarlo tale, e che si va a casore, beh, facendo di avvicinare i giovani, perché poi ovviamente c'è stato anche il folklore che Ferrara ha diciamo festeggiato insieme a Enzo Cartola la sua elezione, un partito che vuole ricostruirsi, che vuole fare critica, un partito che ovviamente vuole avvicinare i giovani, deve dare anche dei segnali forti. Allora io ti chiedo, lo chiederò anche quando verrà Enzo Vespoli e Luigi Cesare, che il primo atto che bisogna fare per dare dignità, e questo lo chiedo io come candidato a sindaco che mi è caduta sulla mia pelle, è l'espulsione di Stefano Ferrara. Trasformare questa città. Ebbene, noi sfideremo
oggi sei anche il mio sindaco, perché io quello che dico lo sostengo e lo mantengo, non sono frasi vane. Io il giorno dopo che ero eletto, io dissi: io sarò il sindaco di Dio. Enzo Castro a stasera è anche il mio sindaco. E io gli ho detto: caro Enzo, se tu dimostrerai di essere autonomo e distinto da voci e di appartenenze, soprattutto di persone che già hanno detto tutto in questa città, allora potrai trovare un'opposizione costruttiva. Laddove ovviamente tu darai atto e ci darai atto che sei un burattino oppure sei il rosa fischio di Dio, allora tu avrai un'opposizione dove noi non alzeremo, non faremo sconti a nessuno. E poi una cosa che ha citato Gennaro, questa storia io non so perché c'è servita in parte da lontano. Io una cosa vorrò fare il consiglio comunale, e questo sicuramente insieme a tutti quanti voi. Noi su una cosa non faremo sconti, guardate, ma questo non è un modo di risentimento perché l'hanno messo in campo. Però io quando uno mi dice: guarda, ma questi dicono queste ingiurie, dice: guardate, ma io sono una persona per bene, cioè non posso difendermi da qualcosa che non mi appartiene. E allora noi una cosa sicuramente faremo: avremo sempre alta la guardia sulla legalità di questa città, la legalità e la trasparenza, ma soprattutto sulla legalità degli altri. Su quello io chiederò ai consiglieri dell'opposizione insieme a me: non faremo mai sconti, non faremo mai sconti, perché dimostreremo che il concetto di legalità o il concetto di sovruso, ho letto dei manifesti in questa campagna elettorale contro a ogni tipo di campo. Ebbene, guardate, l'espressione della Camorra è un'espressione di mentalità della Camorra, non è un'espressione di fatto, perché quello che è avvenuto in questa città è mentale: le speculazioni di le ottimizzazioni convenzionali, i centri commerciali che si sono stati fatti a sovruso per la della città, dei cittadini, dei giovani, dell'ambiente, quelli per me sono anticarbonistici. Quelli sì che sono anticarbonistici, perché hanno ovviamente usurpato la città, che è un bene comune, è un bene di tutti. Quindi io su questo voglio dire che poi ci andremo a confrontare in consiglio comunale, andremo a discutere su piatto per altro, però io sostengo che noi dovremmo fare un'opposizione costruttiva, anche perché noi siamo classe di governo, andremo a fare proposte dove laddove verranno accolte la accetteremo, perché noi dovremmo ovviamente contrabbattere alto su alto. E poi dobbiamo costruire il partito. Cioè, dai, io dico che questo partito tu ovviamente avrai il ruolo importante, quello di essere il ruolo del consigliere regionale, quello che insieme, io l'ho sempre sostenuto questa insieme, l'abbiamo sostenuto in campagna elettorale, noi abbiamo una forza quella della filiera, che Casoria, provincia, regione, ovviamente noi, io ritengo di essere, purtroppo non me ne volete, ma noi siamo maggioranza in città, io mi fermo alla gente, mi credo, ma com'è possibile che abbiamo perso? Io ho aperto questo entusiasmo ancora, guarda che non si è fermato, non si vede. Anche se si è fatto, sicuramente, io non l'ho mai visto dopo una sconfitta tanta presenza, e questo veramente ci fa onore a tutti quanti. E quindi dicevo che noi dobbiamo cercare di ricostruire questo partito, aprendo questo partito alla società civile, perché dobbiamo finire di girarci intorno sempre le stesse persone, sempre le guerre intestine e soprattutto le componenti, le faide, perché ora non sono componenti, gli assentati era una cosa, la democrazia cristiana invece una cosa positiva. Questo partito deve prediligere il territorio. Tu che sei il consigliere regionale di questo territorio devi superare, far superare queste divisioni. Noi dobbiamo avere un partito di unità, un partito giovane, ma soprattutto un partito che si apra alla società civile, perché la gente che sta stasera qua fa parte di quella società civile che ci ha sostenuto, che ci vuole sostenere e che ci vuole stare vicino. E questo è un dato che noi dobbiamo, da qua dobbiamo partire. Perciò dicevo, il consiglio comunale, vedete, il consigliere comunale, anche dell'opposizione, noi saremo una squadra. Io l'ho detto anche a qualche amico consigliere fuori prima con qualche battuta, che noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo dimostrare che noi, la nostra proposta era l'unità, che era ovviamente una grande squadra di governo, e anche nell'opposizione noi dovremmo essere uniti e parlare una sola lingua. Questo ovviamente sta a noi per arrivare all'obiettivo
poi ho veramente neanche molto simpatico, dico la verità, e perché veramente è una brava, brava persona. Io quello che voglio dire è proprio questo: noi dobbiamo ripartire dagli uomini, dalle donne, dai giovani, tutte le persone che ci sono state vicine con le loro ovviamente specifiche qualità. Dobbiamo fare in modo di creare una squadra, la squadra di governo. Dobbiamo creare ovviamente tutti i dotti che ci portano alla qualificazione delle proposte, perché le proposte, guardate, nascono nel momento in cui c'è una squadra. Le proposte non le fa il singolo, ma le fa la squadra. Io ho sempre sostenuto e sostengo sempre che forse ancora di più in politica, che la squadra è quella che vince. Si, da solo non si va da nessuna parte. Però la cosa che vi chiedo, guardate, anche a qualcuno che è un militante della prima ora, dobbiamo superare le divisioni. Dobbiamo cercare, perché qua vince la logica del centro-destra, cioè nel tu lo sai, perché la politica da troppi anni, niente per me, niente per nessuno. Questo è stato il criterio usato ancora una volta nel nostro centro-destra. Niente per me, niente per nessuno. Poi si arriva al paradosso addirittura di andare dall'altro lato, ma questo ovviamente fa parte della dignità di voi, vi la lascio ovviamente agli altri giudicanti. Quindi io quello che chiede poi arrivato il senatore Nespoli e anche Luigi Cesare, che forse loro dovranno dirci anche qualcosa rispetto alla conformazione del partito, come si vuole organizzare sui territori, in province e regioni. Però noi dobbiamo cercare di essere uniti, dobbiamo lavorare, la campagna elettorale per me inizia adesso, perché come diceva Gennaro, noi abbiamo creato una coalizione, vista la rottura, la spaccatura voluta da altri del centro-destra, abbiamo dovuto organizzare nelle ultime ore, negli ultimi giorni, abbiamo organizzato una coalizione. E questo ci deve fare noi, perché abbiamo organizzato una coalizione di grande dignità, di grande qualità, di grande professionalità. Io ho visto uomini, donne, veramente andare colpo su colpo sui problemi, sui fatti. E una cosa importante che ci tengo, ci sono, entra il senatore Nespoli, e io poi completo, perché è arrivato anche il senatore, diamo la parola al senatore. L'unica, un'ultima cosa che voglio dire, guardate, io vedo amici di Arpino, una cosa che mi sono affezionato, loro lo sanno, ma mi sono affezionato ovviamente perché non conoscevo una realtà così degradata che era quella di Arpino, e noi dovremo fare grande attenzione a quella realtà, perché ci sono problemi veramente seri come la questione della biomassa, che è stato tanto enunciato in queste settimane di campagna elettorale. Noi insieme anche all'onorevole Rocella che sta in regione dovremo fare una battaglia e continueremo a fare le nostre battaglie, perché quello che abbiamo detto non erano né slogan né chiacchiere, ne erano fatti, e su questo noi ci andremo a misurare il Consiglio Comunale. Io veramente vi ringrazio, ma vi ringrazio di poco, perché